Evoluzione progressiva. Per il 2021 Yamaha rinnova la sua MT-07 senza stravolgerla. Squadra che vince non si cambia, ma si migliora. Dal 2013 al 2020 la famiglia MT ha venduto 250.000 moto in tutta Europa. Più della metà sono proprio MT-07, a conferma della bontà del progetto e di quanto questa Hyper Naked di media cilindrata sia apprezzata soprattutto da utenti che rientrano al 50% nella categoria degli Under 34. Le dimensioni e la facilità di guida la rendono ideale anche per il pubblico femminile, che l'apprezza da sempre. Per il 2021 Yamaha punta ad un'evoluzione senza stravolgimenti, enfatizzando però alcuni aspetti. Primo fra tutti il gruppo ottico anteriore completamente rinnovato, a LED dotato di proiettore bifunzionale che abbinato alle luci laterali sempre a LED dà origine ad una forma Y che richiama il design scelto per il logo MT. A LED sono anche i nuovi indicatori di direzione ad alta intensità, più leggeri e compatti e finalmente ben integrati nel design ultramoderno del Model Year 2021. Molto bello anche il serbatoio completamente ridisegnato e che ingloba le prese d'aria che convergono verso il centro della moto, rafforzando ulteriormente l'identità del progetto MT. Davanti al rider trova posto nuova strumentazione LCD negativa di derivazione Tracer 700, ora Tracer 7, molto più chiara e leggibile. Tutti i dati salienti come velocità, marcia inserita e giri motore sono immediatamente identificabili, così come lo è l'indicatore del livello del carburante. Tramite uno switch posizionato sul blocchetto sinistro è poi possibile muoversi tra percorrenza totale, parziale e tra le varie tipologie di visualizzazione dei consumi. Non ha bisogno di presentazioni invece il cuore pulsante dell'MT-07. Lì, al centro del telaio, c'è sempre lui, il bicilindrico crossplane da 690 cm3 a scoppi irregolari, che sacrifica un filo di potenza sull'altare dell'Euro 5. I cavalli sono ora 73,4 a 9.000 giri, 1,4 in meno rispetto all'Euro 4, mentre la coppia si attesta a 67 Nm a 6.500 giri. I tecnici nipponici hanno adottato una nuova EQ, ridisegnato l'airbox ed hanno investito su un materiale low friction per minimizzare l'attrito tra le componenti interne del motore. La posizione in sella è quella che ti fa innamorare fin da subito di MT-07. Ora, grazie al nuovo manubrio a sezione conica più largo di 30 mm rispetto al precedente, più alto di 12 e da arretrato di 10, lo è ancora di più. La posizione retta del busto, la perfetta triangolazione di pedane, selle e manubrio ed un peso in ordine di marcia pari a 184 kg la rendono ancora più maneggevole, soprattutto nelle manovre a bassa velocità. Un'altra delle novità riguarda l'impianto frenante anteriore, che vede il disco freno passare da 282 a 298 mm. Il disco è ora lo stesso adottato dalla Yamaha R1 del 2015. Le pinze invece sono di tipo assiale, a 4 pistoncini, ed imprimono la giusta forza frenante grazie alla leva del freno ora decisamente più modulabile. Il contatto con il suolo invece è garantito in ogni condizione dalle performanti coperture Michelin Road 5, che offrono prestazioni eccezionali sia su asciutto che su bagnato. In sella alla MT-07 2021 ci si sente a casa, ed il manubrio più largo ora si rivela perfetto anche per piloti di alta statura. Il motore, aggiornato Euro 5, non fa rimpiangere il suo predecessore grazie al lavoro svolto dai tecnici nel contenere i danni a livello di perdita di performance per via delle maggiori strozzature imposte dalle nuove normative. Il crossplane mostra tutta la sua schiena tra i 5 e gli 8.000 giri, range all'interno del quale dà il meglio di sé. Fluido, lineare e sempre pronto a riprendere anche con marce alte e a basso numero di giri, non delude affatto, anzi, comunica appieno quella sensazione di sport excitement tanto cara a Yamaha. Frenata finalmente al top di categoria, grazie anche all'intervento ritardato dell'ABS che entra in gioco solo quando è realmente necessario.
Le modifiche apportate per il 2021 portano un incremento di prezzo che si attesta a soli 200 euro in più rispetto a quella dell'anno precedente, arrivando così a 6.999 euro. È disponibile in tre combinazioni grafiche studiate per incontrare il carattere smart del modello. La versione Storm Fluo con gli accattivanti cerchi rossi regala una combinazione dinamica che incarna l'anima di questa super naked di media cilindrata, mentre la combinazione Icon Blu richiama i colori che contraddistinguono da sempre il colosso di Iwata. Tech Black invece incarna il Dark Side of Japan, che è poi l'anima della gamma MT. È inediti per l'anno 2021 tre pacchetti accessori pensati direttamente da Yamaha per impreziosire il look della MT-07. Sport Pack e Sport Pack Pro prevedono un deflettore fumé, frecce intelligenti a LED, portatarghe in alluminio, tank pad per le cosce e, solo per la versione Pro, lo scarico completo a Krapovic. Per chi invece preferisce tirar fuori l'anima touring di MT-07, c'è l'Urban Pack, che offre un plexiglass maggiorato, il sistema portapacchi con relativo bauletto, la presa USB supplementare ed il tank pad centrale a protezione del serbatoio. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un like e i vostri commenti qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci. Ci vediamo alla prossima prova!